prima di comprare con gli sconti del Black Friday, guardate questo video, vi prego, lo faccio per voi. Parliamo del Black Friday, ma soprattutto in questo video voglio dirvi come non farvi fregare anche quest'anno. Sapete perché ho studiato... Sapete perché ho studiato marketing? Esattamente per non farmi fregare in eventi come il Black Friday. Per proteggermi. In questo video vi parlo di che cos'è il Black Friday, come funziona a livello di marketing. È di nuovo quel momento dell'anno che praticamente è un periodo che inizia ora a fine novembre e arriva fino a Natale. È il momento dove le aziende guadagnano di più. Perché? Perché il venerdì, nella terza settimana di novembre, inizia il Black Friday, che è il giorno dove le aziende mettono i prezzi più scontati di sempre, e questo periodo, diciamo, mette a moto una sorta di ruota fino a Natale, perché c'è il Black Friday, poi c'è il Cyber Monday e poi iniziano le spese per i regali di Natale. Quindi c'è un mese intero da questo periodo in poi praticamente dove tutto quello che vi dicono le aziende è comprare, dove spenderete un sacco di soldi facendovi fregare dalle aziende, e in questo video voglio cercare di farvi capire come non farvi fregare. Come nasce il Black Friday e dove nasce il Black Friday? Il Black Friday nasce in America. E io personalmente ho vissuto un Black Friday americano quando ero lì da 17 anni a fare il mio anno di exchange student. Una follia. Non so se avete mai visto quelle riprese in TV dove ci sono le persone che letteralmente si prendono a cazzotti per prendersi una televisione scontata, un cellulare o qualsiasi oggetto che sia scontato all'interno del negozio per il Black Friday. Come se il Black Friday scaturisse nelle persone un istinto animalesco, un istinto di sopravvivenza. E torniamo indietro a quando appunto dovevamo lottare per il cibo, solo che ora lottiamo per un oggetto tecnologico. E nasce tutto quando nel 1924 Macy's organizza a New York una parata per festeggiare l'inizio del periodo natalizio il giorno dopo del giorno del ringraziamento americano. Infatti il terzo giovedì del mese di novembre in America si festeggia il giorno del ringraziamento. Questa è una cosa un po' assurda, quanto il giovedì prima appunto le persone rendono grazie per quello che hanno, e quindi appunto per la famiglia, per gli affetti, per lo stare in salute, e il giorno dopo si picchiano per appunto un cellulare o un elettrodomestico. Da dove viene il termine Black Friday? Per molti il termine Black Friday richiama una ragione di bilancio, cioè il termine black indicherebbe il colore nero dei bilanci inattivo delle aziende a contrasto con appunto quello in rosso quando le aziende sono in perdita. Ma in verità il Black Friday deriva da un evento successo negli anni 60 a Filadelfia, quando durante questo giorno appunto di festa c'era una partita molto importante che ha richiamato tanti tifosi per strada, che hanno creato diciamo un po' un casino. Per molti poliziotti quello è stato il venerdì nero, perché è stato un venerdì molto molto impegnativo. E da lì piano piano il Black Friday si è sviluppato fino ad arrivare a ciò che è ora, cioè praticamente una giornata di follia dove le persone si picchiano per risparmiare un po' di soldi. Diciamo che negli ultimi anni questo evento è un po' migliorato, perché prima appunto avveniva tutto offline, avveniva tutto in negozio, effettivamente le persone si facevano male, quindi le aziende hanno voluto spostare questi saldi anche online, così che appunto l'offerta poteva essere acquistata anche direttamente dal sito, evitando affollamenti, evitando appunto risse all'interno dei negozi. Oltre al Black Friday, dal 2005 esiste anche il Cyber Monday, o il lunedì cibernetico, che è il lunedì dopo il Black Friday, che è praticamente un Black Friday specializzato nell'high tech e nella tecnologia. La maggior parte delle aziende guadagna molto di più nel giorno del Black Friday rispetto a tutti gli altri giorni dell'anno. Questo perché la psicologia del Black Friday funziona così: io ti attraggo all'interno del mio negozio o all'interno del mio negozio online per alcuni oggetti limitati che saranno super scontati, per poi farti andare via dal negozio avendo speso più soldi di quelli che ti eri preventivato prima di arrivare. Stessa cosa vale online: ad esempio tu vai su un sito per comprare, non so, una cosa piccola, una cosa che costa sotto i 50 euro, però poi vedi che la spedizione è gratuita se superi i 50 euro, quindi poi magari vai a spendere ancora di più per appunto per avere la spedizione gratuita, quando se fai i conti hai semplicemente speso di più e potevi pagarti semplicemente la spedizione. E come fanno a fare questo? Usano delle leve di marketing. Avete presente all'inizio del video quando ho detto che io ho studiato marketing proprio per proteggermi da queste leve? Bene, durante il Black Friday
vengono usate parecchie leve di marketing. Se avete studiato marketing o comunque se un po' lo capite, sapete che ci sono varie leve che si possono usare per spingere la persona a comprare qualcosa. Durante il Black Friday ci sta la leva dell'esclusività, cioè questo è un deal, è uno sconto che esiste solo durante il Black Friday, quindi quello ti fa avere diciamo un po' l'ansia di perdere un'occasione assurda se non acquisti quel giorno. C'è la leva del tempo, quindi c'è la leva, non so, ad esempio dell'orologio che inizia a scendere o secondo per secondo fino a che non scade il Black Friday. Il fatto che è un evento che succede solo un giorno all'anno e quindi insomma ci sono varie cose che ti spingono a comprare durante questo giorno. Quello che ho voluto fare io quando ho studiato marketing è proprio capire e studiare queste leve per poi proteggermi, nel senso per entrare in un negozio, entrare in uno shop online e acquistare quello che effettivamente voglio usare senza sentire la pressione di queste leve di marketing. E sapete una cosa ancora più interessante? Facendo questo video sto andando contro i miei interessi, perché se mi conoscete io ho corsi online e anzi io farò un grandissimo sconto per il Black Friday e sarà effettivamente un'occasione irripetibile che scadrà esattamente alla fine del mio Black Friday, ma voglio che se acquistate qualcosa da me o se acquistate qualsiasi altra cosa durante questo Black Friday lo acquistate con coscienza, non lo acquistate perché andate a vedere quel numero che sta scendendo, ma acquistate un prodotto, un servizio o un corso o una qualsiasi cosa che potete acquistare solo perché effettivamente quella cosa vi serve. Quindi io sto andando assolutamente contro i miei interessi in questo caso. È come se volessi darvi gli stessi strumenti che io, perché non è che io una volta che conosco queste tecniche di marketing non compro più, però riesco a capire quali sono le tecniche di marketing che effettivamente mi spingono a comprare una cosa di cui non ho bisogno. Inoltre un'altra cosa simpatica che vedrete durante questo periodo sono gli haul su YouTube. Con questa cosa non voglio assolutamente denigrare i miei colleghi youtuber, però in questo periodo dell'anno troverete tanti haul del Black Friday, cioè gli youtuber che fanno vedere che cosa hanno acquistato durante queste giornate di spese pazze per il Black Friday. Molte volte questi video vengono fatti per spiegare una collaborazione con dei brand o vengono fatti per mettere dei link di affiliazione. E di nuovo sto andando contro i miei interessi, perché anche io uso link di affiliazione quando credo veramente in un'azienda. Se volete acquistare dopo aver sentito il consiglio di un mio collega, fatelo assolutamente, però fatelo consapevolmente, fatelo coscientemente. Quello che voglio veramente farvi chiedere con questo video è: questa cosa mi serve veramente? Questo cellulare effettivamente renderà la mia vita in un certo senso migliore? Questo oggetto che sto comprando veramente mi aiuterà? O lo sto comprando semplicemente perché è scontato? Sono 6 anni che viaggio con una sola valigia e porto tutta la mia vita, come tutti i miei oggetti, diciamo, materiali con me in questa piccola valigia. E in tutti questi anni ho capito che sono veramente poche le cose che ti servono per avere una vita migliore. E le mie entrano tutto in un piccolo bagaglio a mano. Fra l'altro la metà delle cose che ho nel mio bagaglio a mano sono semplicemente le cose tecnologiche che mi servono per lavorare online e continuare a viaggiare. Quando ho comprato quel drone mi sono chiesta: mi serve veramente un drone? Beh sì, mi serve, visto che faccio video di viaggio. Mi serve veramente l'ultimo computer? Beh sì, se mi serve un processore forte che mi aiuta a montare più velocemente e non mi fa perdere tempo. Mi serve veramente l'ultimo iPhone? Sì, se questo iPhone mi permette di fare video, che sono il mio lavoro, e caricarli su YouTube o caricarli su Instagram, sostituendo a volte la mia macchina fotografica principale. Avete presente il programma di Marie Kondo? Marie Kondo nel suo programma praticamente svuota le case delle persone facendogli prendere un oggetto in mano e facendo ragionare le persone sul: mi serve veramente questo oggetto? Anzi, questo oggetto veramente sparks joy? Questo oggetto veramente mi fa scintillare di gioia? Ecco, ogni volta che acquistate un prodotto durante il Black Friday, pensate: veramente mi serve questo oggetto? Veramente renderà la mia vita migliore? Veramente mi riempie d'amore e mi rende felice? È uno di quei 20 oggetti che mi porterei con me per 6 mesi in viaggio? Come dice Juliet, non siamo una società materialista, ma siamo una società poco materialista, nel senso che spesso non diamo valore agli oggetti che abbiamo. Dovremmo avere più cura e dare più valore, dare più attenzione alle cose che abbiamo e non cambiarle dopo 2 mesi perché semplicemente sono passate di moda. Si dice che siamo una società materialista, ma la verità è il contrario. Non lo siamo per niente. Non diamo vero valore a ciò che compriamo e lo buttiamo solo dopo una stagione. E da lì arrivano anche problemi come quelli dell'inquinamento, del fast fashion e delle condizioni per produrre questi materiali usa e getta. Ora, non dico di eliminare il Black Friday e non dico
che io sia una santa, assolutamente sono lontanissima dalla perfezione. Quello che dico io semplicemente è che tutti insieme possiamo fare scelte migliori e che quando facciamo queste scelte siamo coscienti e non siamo semplicemente abbagliati da numeri, colori o parole. Bene, ora qualche consiglio per questo Black Friday. Numero 1, acquista solo le cose che effettivamente ti servono e anzi la cosa migliore è fare una lista delle cose che ti servono prima di entrare sul tuo sito preferito o andare a comprare così a caso. Fai una lista come quando devi andare a fare la spesa, fai una lista di quello che ti serve e compra solo quello che hai sulla lista. Numero 2, acquista in maniera sostenibile, quindi o acquista da brand che sono sostenibili, che ti danno capi di qualità, oppure puoi acquistare, come faccio io spesso, vintage, quindi riutilizzare cose che sono già state prodotte tanto tempo fa, come questi fantastici pantaloni. Se devi regalare qualcosa, addirittura fare la youtuber. Se devi regalare qualcosa, regala qualcosa che serve veramente. Non so quanti Natali o comunque feste ho passato dove mi venivano regalate cose proprio inutili, che si vedevano che mi erano state fatte semplicemente perché mi volevano fare un regalo, semplicemente perché non volevano lasciarmi come la persona senza un regalo, ma queste persone non conoscevano per niente i miei gusti. Quindi non essere quel tipo di persona. Se devi fare un regalo, interessati a quella persona e compra qualcosa che gli serve veramente. Detto questo, io e i miei... non sono neanche tanto sporchi. E i miei piedini, vi salutiamo. Ci vediamo tutti i giorni su Instagram, sapete, mi trovate sempre lì. E vi auguro delle spese coscienti perché non vi dovete più far fregare. E soprattutto, se conoscete qualcuno che viene fregato ogni anno al Black Friday o grazie a queste tecniche di marketing, condividetevi questo video, rendiamo questo mondo un posto migliore. Mi chiedo se riesco a toccare. Ce la faccio. Ok, passo troppo tempo da sola.